Tanzania più che altro. Non è che c'è stato un preavviso di chiusura. Da un momento all'altro hanno deciso che l'hanno fatto chiusi. Qualche volta fanno quattro pazzi, allora vado a farmi una passeggiata. Però non è che vado lontano, ci arrivo qua vicino, che giro dalla cava, teta, che fa fabbricato, sotto la torre, sento che l'impianto, che torno dietro. Quando c'è un temporale, i lampi che vengono da queste parti scaricano tutti qui e io me li vedo tutti. Comunque è bello, anche di notte io apro le finestre proprio per vedermi sto spettacolo, pregando che non mi brucia. A noi ci passava un avvertito, passava un signore con la trombetta, passava sull'argine della cava, suonava la trombetta e noi ci dovevamo andare a mettere tutti in casa. E addosso alla casa arrivava di tutto. Quindi è stata una brutta cosa, perché poi ti vedi sparì tutto sotto i piedi perché stavamo qua noi. Io ho deciso di rimanere perché mi piaceva quello che vedevo prima. C'è modo di riqualificarlo, almeno a parere mio, perché comunque, come diceva lui, l'acqua è buona, il terreno c'è, quindi basterebbe un attimo, un minimo d'attenzione per riportare le cose quantomeno a livello naturalistico. La cosa positiva è che c'è stata acqua buona, intanto quella è vita, quando c'è stata acqua è vita.